serie dei 100 metri. Ben ritrovati dallo stadio di Dorgali, provincia di Nuoro. Siamo in Sardegna, vi proponiamo la 25esima edizione del Memorial Paolo De Logu, meeting internazionale di atletica organizzato dall'omonima società atletica De Logu, con un ricco programma di gare e qualche concorso, salto in lungo, a cominciare dalle donne, che vede vincitrice Tania Vicenzino, campionessa italiana con 6,42 qui a Dorgali, e salto in lungo maschile, tra poco vedremo alcune gesta e ovviamente anche le migliori performance. E intanto partiamo con la prima delle gare di corsa, che sono i 400 metri piani femminili, che vedono intanto Fantou Maghiso, atleta etiope, una distanza un pochino insolita appunto per gli etiopi, quella dei 400, però questa atleta ha già corso in 52 secondi, ma attenzione anche a Marta Milani, che è la campionessa italiana, appunto sia sui 4 che sulla 4x4, capace di un 51,87 la Milani in body azzurro, in corsia 3, al suo fianco abbiamo Monica Hargrove, americana accreditata pure lei di un 50,39 di personal best ottenuto nel 2009, quest'anno 51,79, sono in tre a spartirsi dunque la vittoria. Milani che rimonta in questa fase, in quest'ultima fase sul rettilineo, guardate come riesce a superare prima la Fantou Maghiso e poi la Hargrove, va a vincere con 52,02, rimane saldamente capolista la Milani, atleta bergamasca tesserata nell'esercito a livello italiano. Intanto un replay del finale di gara con Hargrove seconda, staccata di 17 centesimi di secondo, dunque 52,02 per Marta Milani, 52,19 invece il tempo di Monica Hargrove. Sentiamo un attimo due battute da parte della protagonista. Sì, ho fatto un po' come dite gli anni, sono venuta fuori bene gli ultimi 100, però manca ancora quel mezzo secondo per il minimo. Minimo più o minimo? Ah, B 52,30. Quindi la euro si farà comunque. Quella staffetta di sicuro, nella gara individuale non lo so ancora. Ed eccoci con Marco Vistalli, altro atleta bergamasco, campione italiano sempre dei 400 metri, riconfermato quest'anno a Torino, con 45,88 ha davvero uno sputo, tanto per essere come dire, poco formali, da quel minimo A che gli consentirà di andare, di gareggiare con i big ai mondiali di Daegu. Molti gli atleti qui che sono venuti proprio per ottenere questo minimo che li porterà nella capitale sudcoreana, dove a fine agosto sono previsti appunto i campionati mondiali. Vistalli per ora se la vede con Michael Mason, giamaicano capace di un 45,91 quest'anno a Kingston, che è il suo primato personale. Vistalli, ricordo, in Italia ha davanti a sé soltanto Andrew Howie con 45,70, dunque con 45,88 ha buone credenziali per poter fare bene. Vistalli dalla terza posizione all'ingresso dell'ultimo rettilineo, guardate, fa una gara in fotocopia come la Milani e risale le varie posizioni, riesce a superare tutti, addirittura imprimere un buon distacco e vincere con 46,24, dice il cronometro, 46,24, anche con lui due battute. Già, è difficile, 45-25, dovrei scendere nel mezzo secondo, è difficile soprattutto perché manca poche gare, comunque ci credo, sono convinto. Però 45-88 è ancora, cioè. Sì, anche per come l'ho fatto, per come stavo, quindi sicuramente è positivo. Ed eccoci dunque alla classifica maschile, che vede Marco Vistalli con 46,26, seguito da Michael Mason e via dicendo. Qui abbiamo intanto il salto di Fabrizio Donato nella pedana del lungo, che si piazza in testa per ora con 7,71 metri. Donato che se la vede con Jeremy Hicks, americano accreditato di oltre 8 metri. Tra gli italiani anche Francesco Agresti. Veniamo adesso ai 100 metri donne, che vedono tra le italiane Tiziana Grasso e Vanessa Attard, ma attenzione, in corsia
4 a Lakia Brookings, americana, e alla giamaicana Kerry Russell, che infatti partono e schizzano come razzi velocissime verso il traguardo. Guardate che vantaggio sulle inseguitrici, di grande evidenza questa vittoria di Kerry Russell, 11.27 per questa atleta, capace di un 11.14 l'anno scorso, che è il suo primato personale, e lo ricordo è stata anche bronzo ai campionati del mondo junior di Pechino nel 2006. Eccola qua la vittoria di Kerry Russell riproposta in replay. E dunque vince con 11.27 davanti alla Kia Brookings, 11.46. Vanessa Tard è brava sul podio con 11.68. Attenzione intanto a Francesco Agresti, che con questo salto si piazza per ora secondo con 7.14. Il piano ora riguarda invece Maurizio Checcucci, vecchia conoscenza del meeting, atleta di lungo corso nei 100 metri con numerosi titoli italiani. E qui il favorito, Trail Kimmons, che vanta un 9.95 ottenuto proprio l'anno scorso al meeting di Zurigo. Quest'anno ha corso in 10.04 a Eugene in batteria. E qui Trail Kimmons in tenuta verde, guardate con che potenza viene fuori, attenzione anche al suo fianco perché c'è Harvey, guardate 9.97, incredibile, ne manco il tempo di raccontare la gara, 9.97 con i favori del vento, 3 metri e mezzo a favore, ma rimane primato di meeting, è comunque una prestazione degna e di rilievo internazionale, sotto il muro dei 10 secondi. Dunque primato di meeting, sotto il vecchio primato anche Jacques Harvey con 10.04. E bravo anche a Jacques Riparelli con 10.21, primo degli italiani, e dunque si classifica in testa alla graduatoria stagionale. Eccolo qua, Trail Kimmons, sentiamo due battute. Fantastic your time. Yeah, it was pretty nice time. My transition well. Everything went nice. But you hope the other time under 9.95? Oh yeah, I look forward to running it. I'm just being patient right now, so when it comes, it'll come. Ed ecco dunque un replay che ripropone quella che forse è la miglior prestazione finora da un punto di vista tecnico ottenuta qui al 25esimo Memorial Delogu di Dorgali con il 9.97 davvero fantastico di Trail Kimmons, anche se ovviamente con la spinta del vento 3.5 e davanti a Jacques Harvey 10.04, dunque anche lui sotto il vecchio primato del meeting che apparteneva a Nesta Carter con 10.08 ottenuto proprio un anno fa. Ed ora eccoci con il favorito del salto in lungo che è Jeremy Hicks, ecco un controluce obbligato per questo atleta che dunque con questo guizzo va ad aggiudicarsi la gara di salto in lungo, supera Fabrizio Donato, prima ricordate 7.71 e qui ottiene 7.89. che gli consente dunque di aggiudicarsi la gara, di spessore tecnico un pochino al di sotto rispetto alle passate edizioni, qui eravamo abituati ormai appena oltre gli 8 metri, il primato del meeting è un 8.40 difficilmente raggiungibile, ed ora però passiamo avanti con un'altra gara del mezzo fondo, siamo agli 800 metri uomini, abbiamo dunque diversi protagonisti, abbiamo visto Giglio Iannone col 42, col 41 Joseph Boyd che farà da pacemaker, atleti che partono sulle loro corsie, ma attenzione per la vittoria al keniano Eliud Kipturut, capace di un 1.46.62 quest'anno a Daegu, era il 12 di maggio, e anche a Mark Weizorek, americano, con un primato da 1.46 netti ottenuto a Eugene 3 settimane fa, era fine giugno. Ecco qua intanto il passaggio ai 200 metri, che vedono anche Quinn Ferguson, canadese di buon livello, uno degli ultimi inseriti dell'ultima ora in questa gara degli 800 metri, doppio giro di pista, si passa dunque tra poco ai 400 metri con Boyd a esaurire quasi il suo compito, si ritirerà ai 500 col numero 41 e lascerà spazio dunque a Eliud Kipturut, suo connazionale, alle spalle di Rutto c'è Quinn dunque Ferguson, ma soprattutto Mark Weizorek, americano, che a questo punto dovrà tirare fuori le unghie per cercare di battere gli atleti africani davanti. Rutto sembra prendere un bel vantaggio a 200 metri dalla fine.
eccolo là, Rutto sembra andare a vincere, ma guardate dietro Weixler, guardate la caduta, ecco la caduta incredibile di Ferguson, credo fosse, e poi magari andremo a vedere, incredibile, la gara rimane nelle mani di Rutto e Weixler, Weixler che va a battere il keniano, 1:46:50, bravo dunque a questo atleta americano che ottiene un tempo peraltro molto simile a quello ottenuto un anno fa. Il primato del meeting è 1:45:76 di Abdurrahman Suleiman, ottenuto nel 2005, un primato alla portata, peccato per pochi decimi. Bravo dunque a Mark Weixler, siamo con la classifica che vede Chandra e Iannone quinto e sesto, con 1:49:90 il primo e 1:51:60 il secondo. La premiazione di Trail Kimmons e il suo fantastico 9,97 nei 100 che rimarrà nella storia di questo meeting, certamente. E qui siamo adesso con gli 800 donne che vedono con il 73 Elisabetta Artuso, che è campionessa italiana della distanza in carica. Con lei ci sono Brenda Martinez, Marina Munkan, atleta serba, ma soprattutto l'americana Heather Kampf, classe 87, capace di un 2:01:05 quest'anno a Sacramento, era il 2:01:08 a Los Angeles il 21 di maggio, 2:01:05 rimane il suo primato personale, ma che è comunque di soli 3 centesimi migliore rispetto al precedente tempo già ricordato ottenuto quest'anno. La Kampf è davanti e precede dunque Marina Munkan, Zoe Buchmann e Brenda Martinez. Una Kampf che non si lascia intimorire, non bada molto alle avversarie, corre per vincere ovviamente e sceglie di andare subito davanti. E infatti ai 400 ha già un buon vantaggio, soprattutto passa sotto il minuto netto che lascia presagire una prestazione importante. In questo meeting, lo ricordo, la primatista è Elisa Kuzma, che qui nel 2005, quando era ancora una giovane rivelazione, correva in 2:01:35, qui la Kampf è su livelli molto simili, guardate che bel varco importante che riesce a mantenere ai 600, alle sue spalle si cerca di rimontare, c'è una Munkan e una Martinez che cercano ovviamente di salvare il salvabile per quel che riguarda il podio. La Kampf rimane davanti, incontrastata, dunque non è mai stata superata in tutti i due giri di pista e si presenta ormai quasi vincitrice qui a Dorgali con un tempo importante, 2:01:96 per l'atleta americana che precede di 1,5 secondi Brenda Martinez e Marina Munkan. Sesta la Artuso con 2:06:51. Crono peraltro migliore rispetto a quello ottenuto agli italiani, che comunque gli ha permesso di guadagnarsi il titolo italiano. Eccola qua la Kampf, di cui sicuramente sentiremo parlare, come ovviamente abbiamo fatto ai nostri microfoni. All English, okay, your impression? It's a little bit windy, but it was a fun race. It's beautiful out here, and I thought I'd try to make something beautiful out of it today, so too. So. Ecco, dice che è un posto fantastico questo di Dorgali dove corre, the wind. Yeah, it feels a little windy on the backstretch, but I just thought I'd go for it today. Congratulations. Thank you. Grazie alla Kampf. E dunque su questo replay ci spostiamo con a questo punto con i 1500 uomini, inquadrato in bianco c'è Marion Crespi, campione italiano della distanza, e in maglia verde, attenzione, a Russell Brown, atleta americano capace di un 3:35:70. E quest'anno a Walnut, con lui il connazionale David Torrance, classe 85, già campione americano dei 3000 nel 2009, americano dei 3000 indoor, e quest'anno capace di un 3:34, anzi l'anno scorso 3:34:25 proprio al meeting di Rieti in Italia, è stato finalista ai mondiali giovanili di Grosseto e dunque se la vede col suo connazionale, questi almeno i favoriti. Brown e Torrance, c'è anche ovviamente Henok Legese, un altro degli etiopi impegnati in queste distanze corte. Marion Crespi chiude questo gruppo, lo ricordo, dove era atteso in Sardegna il giorno prima del meeting, ha perso il volo da Malpensa, è dovuto arrivare
Dunque il giorno stesso della gara, con comprensibile stress, evidentemente non riesce a ingranare, a stare nel gruppone che conta, lui che è stato capace di correre quest'anno Crespi in 3.43, proprio a Gavardo, in provincia di Brescia, campione italiano con 3.47, davanti però intanto si cerca di stare sotto il limite dei 3.40, ce la si può fare anche perché il pacemaker davanti, che dovrebbe essere Harold, sta conducendo bene la gara e tra poco si ritirerà. Con il 74 abbiamo visto Fikadu Dabusche, un altro etiope che ha raggiunto la Sardegna con le Ghesse. A questo punto la gara in gara rimane davanti, come vedete, David Torrance. C'è un buon varco, un buon vantaggio di circa 10-15 metri, che può essere una bella ipoteca su 1.500 a questo punto, quando mancano ormai poche centinaia di metri. Il gruppone che segue, come vedete, è compatto, cercano di ricucire le distanze con il fuggiasco Torrance, che ha approfittato del pacemaker per farsi davanti. No, era un altro pacemaker, pure quello, che ha tirato fino ai 1.100. A questo punto Torrance esce in questo momento, l'inquadratura larga e distante ci ha un pochino ingannato, poco male. Rimangono dunque Torrance e Brown in testa. Guardate, Brown esce dall'interno vicino al cordolo, insegue il suo connazionale, gli etiopi rimangono alle spalle, si corre molto forte, si cerca di stare sotto i 3.40, ce la faranno probabilmente Brown e Torrance, che a questo punto sono da soli sull'ultimo rettilineo di gara, anche se l'inquadratura inganna, hanno un buon vantaggio sugli inseguitori, sufficiente per agguantare. Guardate, addirittura Brown rimonta Torrance, ma non ce la fa a vincere il ragazzo in maglia verde. Riesce Torrance dunque a rimanere vincitore con 3.39.56, dice il cronometro, due soli centesimi di distacco per Brown. E per quanto riguarda invece Crespi, chiude la classifica con 3.47.77 in questa splendida serata estiva, un pochino ventosa, con un vento un po' trasversale in questa zona dove si domina un bel panorama che dà in un'ampia vallata sarda vicina al mare. Eccoci ora con Justin Gatlin nei 200 metri, favorito d'obbligo dopo le tormentate vicende legate al doping. Ora è rientrato alle gare, il pluricampione del mondo e anche olimpico del mezzo giro di pista, ma anche dei 100 metri. Gatlin non ha grossa concorrenza in questa gara, anche se si impegnano molto Dwyer e Baptiste, giamaicano e britannico, per stargli alle calcagna. Si impegnano molto, ma Gatlin ha un'azione troppo potente, come vedete, rimane davanti e si aggiudica questo mezzo giro di pista con 20.47, con vento regolare. Gatlin, classe 82, l'anno prossimo compirà 30 anni. Alle sue spalle Rashid Dwyer, giamaicano, 20.87. Podio completato per Leon Baptiste, britannico, che corre in corsia 3 con 21.01. Eccolo qua. Immagine finale di questi 200 metri. La classifica che dunque vede Gatlin vincitore. E poi ci spostiamo sui 200 metri donne, con Shana Cox, già terza qui a questo meeting l'anno scorso con 23.54. Abbiamo visto Jessica Bird, che è stata campionessa americana junior nel 2006 nei 400 e anche campionessa universitaria indoor. Gli universitari sono molto combattuti negli Stati Uniti. Attenzione al mezzo giro di pista, che intanto vede Anesha McLogan, la favorita d'obbligo, che è stata campionessa, è stata argento ai campionati del mondo junior dei 200 quest'anno, anzi nel 2006, chiedo scusa, sui 400. Eccola qui dunque Anesha McLogan, che chiude con 23.07 davanti a Jessica Bird, quarta Arcioni, quinta Attard e sesta Tiziana Grasso in questi 200, che vedono come primatista di meeting Stephanie Darst, che nel 2005 corse in 22.82, con la quale immagine che chiude
questa gara con Anesha McLogan, Jamaica, 23.07, davanti a Jessica Bird, 23.18, e Shana Cox, 23.83, a completare il podio. Eccoci a questo punto con i 10.000 metri donne, la seconda da sinistra è Mesret Defar, la quinta donna di sempre sui 10.000 metri, che ha corso in 29.59 a Birmingham, un'autentica fuoriclasse delle distanze lunghe, ha corso anche la mezza maratona vicino all'ora e 6. Qui si corre per ottenere il minimo che consentirà a questa etiope di andare, di volare ad Aegu per correre i 10.000 metri. Ebbene, il minimo da ottenere è 31.48. Per ottenerlo bisogna correre a 3 minuti e 10 a chilometro. I 10.000 metri sono l'ultima gara di questa giornata, che chiudono dunque il programma. Si parte alle 9 di sera. Con Mesret Defar c'è anche Tigisti Kiros e Azeha Kiros, sorelle, sempre etiopi, e a fare da pacemaker c'è Senta Yehu Ejigu, che tirerà i primi 6 km, cercherà di far passare l'atleta attorno ai 15.40, ai 5.000, che consentirà poi di arrivare comodamente in 31 minuti e mezzo al traguardo. Una gara che subito si vive con l'emozione, che viene raccontata, il pubblico viene coinvolto da queste atlete, dal passo davvero fenomenale di queste questi talenti della corsa di lunga lena. Tutte e quattro le etiopi ora sono assieme, 25 giri di pista per decretare, vedremo poi la vincitrice e per capire se il minimo sarà sufficiente per volare ad Aegu. Nel frattempo sentiamo l'organizzatore di questo meeting, che è Gianni Usala, che è anche, lo ricordiamo, presidente provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un 25esimo memorial dell'Ogu, non più a Nuoro ma ad Orgali, come mai? Siamo andati via da Nuoro proprio perché la federazione ha sospeso l'omologazione dell'impianto. Siamo venuti qui a inaugurare questo campo, è la prima manifestazione a livello assoluto che si fa in questo campo. C'era l'incognita del rendimento di questa pista, di questo manto. Oggi abbiamo avuto una conferma sui risultati della velocità, e poi quest'ultima prestazione che ha concluso la serata ci porta a considerare il memorial con un bilancio positivo. Questo era uno degli obiettivi che anche dell'organizzazione, aver portato quattro etiopi che sono sempre i protagonisti di meeting della Golden League, in un piccolo meeting in Sardegna, e per noi è stato un onore. L'anno prossimo torniamo allora. Ma è la speranza di tornare a Nuoro, tornare a Nuoro in un campo che sia funzionale tutti i giorni dell'anno. È il ritmo che tengono a bordo campo per Mesret Defar, rimasta in testa da sola a combattere contro il tempo. 18.30, avete visto il passaggio al sesto chilometro poco fa. Mesret Defar, che è primatista mondiale delle due miglia ed è reduce da un fantastico 5.000 in 14.20 a Ostrava, qui in Sardegna, guardate, corre con un fenomenale 31 minuti, 5 secondi e 0.8. Dunque 8 centesimi, che è la miglior prestazione di sempre ottenuta sul suolo italiano nei 10.000 metri donne. Davvero una grande prestazione. Mesret Defar volerà certamente ad Aegu, ai mondiali, potrà essere, perché no, atleta da podio. Alle sue spalle meno speranze per Tigisti Kiros, che chiude con un 32.29, che comunque rimane un bel tempo su questa distanza a livello femminile. E dunque terza c'è Azeha Kiros, 32.54 e 57, dice il cronometro. Sentiamo la protagonista. Do you go in Aegu? Yes. Ecco, ci sta dicendo che è contenta perché qui ad Orgali ha ottenuto il minimo, perché è andata oltre il minimo che doveva ottenere per volare a fare i campionati del mondo, questa campionessa del mondo. La vedremo sul podio probabilmente questa atleta mondiale. Incredibile. Dunque l'acclamazione del pubblico qui a Dorgali, mentre la notte ormai scende
inevitabilmente sulla Sardegna, su questa bella manifestazione sportiva. 25esimo Memorial Paolo De Logu da Dorgali, provincia di Nuoro, è veramente tutto. Grazie per averci seguito. Un cordiale saluto.